La partita infinita, infatti, è finita pure la voce. È stata una partita molto ben giocata il primo tempo, il secondo tempo non siamo entrati benissimo, secondo me. Poi dopo siamo stati bravi a gestire, poi queste partite quando vengono indirizzate in un certo modo con le perdite di tempo diventano difficili da recuperarle, quindi è stato veramente molto molto bravo Acosta che ha fatto un hero goal, il primo gol di Acosta col Forio, veramente una perla, un gol straordinario, di un'importanza straordinaria ma anche di una bellezza straordinaria. Poi dopo praticamente abbiamo avuto altre 3-4 palle gol importanti ma non siamo stati lucidi nello sfruttarlo, è da dire pure che i ragazzi hanno corso molto, quindi alla fine sono arrivati un po' stremati. Però ci voleva la vittoria oggi, come abbiamo già detto la domenica scorsa, era importante il risultato, l'abbiamo raggiunto facendo una buona gara soprattutto il primo tempo molto bene, il secondo un po' meno, però alla fine ci servivano i 3 punti. Ecco Presidente, possiamo dire l'importante erano i 3 punti, l'importante però era come i ragazzi si approcciavano alla partita, la voglia, la determinazione. Ora andando oltre gli aspetti tattici, la voglia che hanno messo i giocatori in campo per 96 minuti è da una squadra che vuole vincere e che vuole i 3 punti. No, questo è il Forio vero, questo è il Forio vero, probabilmente nel corso della stagione non abbiamo avuto mai la possibilità di poterlo vedere a questi livelli, ma per una serie di situazioni extracalcistiche tra infortuni, squalifiche e così via. Questo è il vero Forio, è il Forio vero che non molla mai, è il Forio che comunque ha tutti gli effettivi, perché io penso che in eccellenza ce ne sognano poche rose come la nostra, con tanti over e con degli under che sono veramente superlativi. Oggi Castagne rientrava da un lunghissimo infortunio e ha giocato una super partita. Iaccarino meraviglioso a centrocampo, cioè veramente i nostri under fanno veramente la differenza, quindi è un Forio che veramente può dire la sua in questa parte finale di campionato. Io mi auguro che arrivino subito questi punti salvezza per poterci poi divertire nelle ultime giornate e raggiungere questa fatidica zona sinistra che mi sono prefisso all'inizio del campionato. Purtroppo oggi con la Marignanese pure, che comunque oggi ho visto che andavano a giocare l'under 18 e 17, questa cosa onestamente falsa ancora di più un campionato già falsato secondo me, perché tra l'altro la Marignanese andrà a giocare con Pomigliano e Quarto Grad, quindi tra virgolette andrà a creare qualche problema anche a noi già nella zona playout, quindi onestamente lasciatemi passare il tempo, è veramente vergognoso assistere a queste situazioni, però purtroppo è andata così questa stagione, dobbiamo, come si dice, se ci stiamo ballando dobbiamo continuare a ballare e quindi ci auguriamo di raggiungere questa salvezza quanto prima. Da lei, dagli spalti, vedere il Real Forio 11 giocatori titolari e poi quella panchina, quei cambi nel secondo tempo, è comunque anche un bel sospiro di sollievo dopo, ecco, le squalifiche, come ha detto lei, tante volte in cui la squadra non era al completo, oggi che lo è quasi al completo, è bello vedere questo Forio. Assolutamente sì, anche perché c'è una rosa di giocatori praticamente molto molto importante, considerate che oggi tra virgolette tra infortuni vari ci stavano, comunque c'era Carissimi fuori, c'era Chicco Arcamone fuori, c'erano altri 2 under fuori, Andrea Di Meglio che secondo me nel corso della stagione è stato il miglior giocatore del Forio, quindi onestamente è anche tra virgolette premiante vedere una squadra così ben articolata, nel senso che ha tante soluzioni, e devo essere onesto, mister Sanchez è stato molto bravo perché nel corso di questa sua parentesi col Forio è riuscito a utilizzare tantissimi calciatori, quindi sta dando spazio a tanti calciatori. Iaccarino penso che sia il debutto con il Forio per questa stagione, Castagna pure ha giocato poco per l'infortunio ma anche per scelte tecniche, quindi penso che sia veramente motivo di orgoglio per noi ma soprattutto per la città di Forio vedere anche tanti ragazzi foriani che si stanno praticamente approcciando al campo. Stavamo a qualche punto dei playoff, della zona playoff, che poi i playoff non si capisce manco se si faranno o meno, però stavamo là sopra, ma purtroppo è andata così, c'è poco da dire, c'è un campionato tra virgolette falsato e che ci vede adesso in questa situazione di classifica, e mercoledì andiamo ad Ercolano per cercare di portare la posta piena a casa che sarebbero 3 punti, io vi dico, una volta si riuscisse a vincere il Colano un buon 90% di salvezza sarebbe raggiunto, perché Savoia deve giocare una gara in meno rispetto a noi perché deve riposare un altro turno, riposerà l'ultimo turno tra virgolette e siamo là praticamente, quindi bisogna vedere adesso la partita Quarto Pomigliano come finisce, Quarto Montecalcio come finisce e domani Savoia Pomigliano. Però obiettivamente è una stagione triste da questo punto di vista perché si poteva vedere anche un altro Forio e si potevano vivere anche altre emozioni, ma purtroppo è andata così, fa niente.